Sapevate che il riscaldamento globale, le alluvioni, gli uragani, i terremoti sono provocati dalla diminuzione del numero dei pirati dal XIX secolo ad oggi? Beh, adesso lo sapete. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Nel 2005, in Kansas, fu introdotto il creazionismo come materia scolastica, come materia scientifica ufficiale, faceva punteggio. E una persona, un certo Bobby Anderson, un tantinello stizzito da questa cosa, fondò il movimento, che poi si è diffuso soprattutto grazie ad internet, dei pastafariani, sostenendo che l'universo sia stato creato da un mostro volante fatto di spaghetti, con due polpette al posto degli occhi, e che l'universo sarebbe stato creato in un momento in cui questo mostro volante di spaghetti era in preda ad un'intossicazione etilica. La qualcosa spiega per quale motivo il mostro volante di spaghetti è perfetto, mentre l'universo non lo è. Il movimento pastafariano prende alcuni punti dalle varie religioni e li utilizza per criticare certe situazioni. È un movimento che appunto ha avuto una grande diffusione grazie ad internet, ma soprattutto ha avuto nel tempo grandi riconoscimenti da parte dei governi del mondo nel dimostrare, con la logica, quante volte si permetta che la religione abbia una certa influenza a livello statale. Per esempio, nel 2011, in Austria, Nico Alm ha ottenuto di poter avere sulla propria patente di guida una foto nella quale indossa sulla testa uno scolapasta, perché la legge austriaca consente, sulla foto del documento di guida, di indossare un copricapo per motivi religiosi, a patto che il copricapo non copra l'ovale del viso. E ovviamente quando lui disse «Io sono pastafariano, il copricapo religioso per me è lo scolapasta, quindi io voglio indossare lo scolapasta», ci furono molte resistenze, ma che purtroppo furono superate. Cioè, perché purtroppo? Perché non si poteva bloccare l'uso dello scolapasta sulla fotografia senza dover rendere illegale l'uso di centinaia di altri copricapi, non so, i Sikh che vengono fotografati con il turbante, o magari gli ebrei che mettono la kippah. Inoltre, nel 2014, a Pomfret, nell'area di New York, il consigliere Christopher Schaeffer ha effettuato il proprio giuramento indossando uno scolapasta, quindi il copricapo della religione pastafariana. È una religione molto più diffusa di quanto sembra. Per il momento questo è tutto, ho detto che saranno vlog rapidi, quindi se vi è piaciuto questo vlog fate pollice in alto e condividete, se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale e fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Sul doobly-doo troverete un link a una pagina dell'Unione Atei e Agnostici Razionalisti che spiega un po' di più il pastafarianesimo. Per il resto potete lasciare un commento sullo spazio dei commenti, oppure su Twitter o Meme, su Meme fino al 15 settembre, con l'hashtag DDPOTR. Ragazzi, questo è tutto, grazie, noi ci vediamo domenica prossima, non prima di aver ringraziato la sua spaghettosa appendice che ha permesso la pubblicazione di questo vlog. Ramen!